2024 è la prima di corner del nuovo anno, una prima però certamente poco felice visto il risultato di ieri del Catania, una sconfitta piuttosto pesante, una batosta vera e propria perché si sono rivisti alcuni, diciamo, dei vecchi vizi di questa squadra, si sono visti soprattutto alcuni errori che capitano spesso. Si sono visti tutti. Ecco. Buonasera Angelo Patanè. Buonasera a tutti, buon anno. Buonasera ad Alessandro Vagliasindi. Bentrovati. Permettetemi di salutare intanto la donna che è qui con noi. Naomi, buonasera a te. Buonasera Angelo, buonasera agli amici e alle amiche a casa. Ieri avete tramortito il telefono per tanti messaggi che sono arrivati e oggi, se regge il telefono, siamo qui per dare voce ai vostri commenti. Bene, grazie. Allora, per ultimo, è l'ospite di questa sera, salutiamo Nana Welbeck. Grazie. Grazie a voi, buonasera, buon anno a tutti. Il tuo è un gradito ritorno a Catania, ne parleremo fra non molto, cercheremo di capire che cosa effettivamente è successo. E poi vorrei collegarmi brevemente in video, mi date la saletta VIP dove sono i cugini. Buonasera ai cugini. Buonasera. Ciao ragazzi. Buonasera ragazzi. Buon anno a tutti. Buon anno anche a voi. Torniamo. Avremo tempo di parlare anche con voi, però prima di ogni cosa c'è una clip che voglio proporre a tutti voi e a tutti noi. Nel montaggio di Ottavio, come sempre, sceglie l'accompagnamento, la base musicale di un certo tipo, quella che poi viene di ispirazione, no, per il momento. Sentiamo e vediamo quella che è la nostra copertina. Mi fa girare le palle anche se avessimo giocato con la Juventus. Allora, abbiamo messo insieme praticamente intanto quando vedremo il Catania, dimmi quando, e poi insomma quella che è il concetto fondamentale dell'intervista. Quanti un po' in questo momento, la prima trasmissione all'anno 2024 ed effettivamente è un giramento costante che investe un po' tutti quanti, investe i tifosi, investe l'opinione pubblica, investe i media. Però per ragionare su quello che sarà l'anno futuro, l'anno prossimo, l'anno che stiamo vivendo, dobbiamo per un attimo fare un passo indietro, lo dico un po' a tutti quanti noi, e ricordare dove eravamo 2 anni fa. Diceva Lucarelli, a me sarebbe dispiaciuto perdere così anche con la Juventus, no? È vero, tutti avremmo voluto continuare a giocare in Serie A, tutti avremmo voluto battere la Juventus come il Catania l'ha battuta, l'Inter del triplete come il Catania l'ha battuta. In realtà poi si è abbattuto sul Catania un disastro, uno tsunami vero e proprio. Nessuno avrebbe voluto i treni dei gol, nessuno avrebbe voluto dopo i treni dei gol
quell'interregno dove Nana Welbeck venne a coabitare a Catania in un momento di grande difficoltà, 2019, 2020, 2021, in quel periodo nessuno avrebbe voluto ovviamente il fallimento del Catania, e la prova provata che al di là di questa dirigenza, al di là di questo presidente, si sono avvicendati nel tentativo di salvare il Catania, non riuscito, uomini di buona volontà, con poche risorse, nella migliore delle ipotesi, millantatori e truffatori d'ogni genere in altra prospettiva. Poi è arrivata una società che non si è mai occupata di calcio, con un presidente che viene dall'altra parte del mondo, che è Ross Pellegra, con un dirigente che è un direttore generale, un direttore sportivo, insomma il primo dirigente di questa società, l'amministratore delegato, che è Grella, che è alla sua seconda stagione, la prima nel calcio professionistico, la seconda nel calcio in questo settore, in questo ruolo, ed è per questo motivo che in un anno siamo passati dal calcio di nessuno, dal fallimento, al calcio professionistico. Ovvio, sono stati commessi degli errori, errori importanti, errori significativi nella gestione di quest'anno, ma dobbiamo concederlo ad una società che è nuova e dove basta guardare l'organigramma. Al momento, e risponderò ad un telespettatore, che subito è passato un messaggio che mi chiede questo telespettatore, ma ritengo ci chiede perché non critichiamo Lucarelli. Ci sto arrivando, Alessandro. Che ha, ad avviso di questo telespettatore, lo stesso rendimento, la stessa media punti nella sua gestione di Tabbiani. Ci sto arrivando. Dico, okay. Bisogna avere pazienza, perché non dobbiamo fagocitare tutto e tutto il buono che comunque questa società è riuscita finora a dare, con investimenti importanti anche in questa stagione, e lo dimostrano i bilanci di cui poi vi parlerà più approfonditamente Alessandro Vagliasini, perché è una società dove l'unica persona, e ho concluso, che in questo momento ha la maggiore esperienza nel ruolo che ricopre è Cristiano Lucarelli. Ross Pellegra è il secondo anno da presidente di squadra calcistica, il primo anno da presidente di una squadra calcistica professionistica che è diventata il Catania nel suo interregno. Lo stesso dicasi per Vincenzo Grella, no? Anche lui un anno da dilettante con una vittoria importantissima nel campionato, con errori che ha commesso la gestione di quest'anno, ma dobbiamo concedere poi il resto dell'organigramma. Forse l'unico che ha maggiore esperienza nel settore è Luca Carra, ma non ricopre un ruolo nella stanza dei bottoni. Per possiamo questo dire motivo, che l'altro che ne aveva era Antonello Laneri. Era Antonello Laneri, che però è stato messo giubilato da parte. Bene, a fronte di tutta questa insomma, di questa premessa, per dire che oggi l'unica persona che ha maggiore esperienza nel settore che ricopre è Cristiano Lucarelli. Il resto ovviamente è un organigramma societario che ha bisogno di tempo, di maturare determinate scelte, e attenzione, perché il primo a guardare sotto la lente di ingrandimento l'operato dei propri dirigenti è proprio Ross Pellegra, per il concetto per cui una società calcistica è una società che si fonda sugli utili e sui guadagni. Ovviamente se dovesse fallire questo progetto, il primo a farne le spese potrebbe essere per l'appunto il direttore generale, e a seguito tutto l'entourage amministrativo di questa società, che di contro ha speso, ha investito un bel po' di soldi. Quindi tu dici, pazienza, sì. pazienza. No, sentiamo Alessandro in risposta anche al telespettatore, sì. No? E per chiudere questo ragionamento, Angelo giustamente dice la persona con più esperienza da un punto di vista settoriale è Cristiano Lucarelli. Ma proprio per questo, dopo 8 partite di campionato, 7 partite di campionato più le due di Coppa Italia, era lecito attendersi di più dalla gestione Lucarelli, soprattutto per quello che è il suo aspetto più eclatante, cioè il temperamento, la capacità di ricavare da ogni giocatore il massimo, il capitale umano. Cristiano Lucarelli nella sua carriera, anche nell'esperienza precedente a Catania, ha dato la percezione di essere un ottimizzatore di ciò che ha a disposizione. E questo gli si chiedeva rispetto invece al regresso costante di tutto il gruppo sotto la gestione Tabbiani. Tolte le prime due partite dove ha inciso sotto il profilo caratteriale, la prima partita con la Turris e quella di Giuliano, progressivamente
questa squadra ha perso quelle certezze iniziali e dobbiamo chiederci il perché, e dobbiamo chiederci perché quando c'è un episodio negativo nel contesto di una partita la squadra tende a buttarsi via. Ecco lì secondo me è il punto su cui Lucarelli ancora non ha trovato il bando della matassa, e chiediamo a lui insomma di fare di più, perché evidentemente quello che pensava si potesse fare non è bastato. Allora in questo momento esatto, dall'esterno esatto. Noi la vediamo così, tu l'hai vista in partita e hai soltanto un range molto ridotto, sì, che esatto, è la partita di ieri, esatto, solo una partita, solo la partita di ieri, ma effettivamente quello che dice Alessandro, cioè, al primo scompenso la squadra crolla, si sgretola, carattere, caratteristiche dei giocatori. No, diciamo ovviamente sono, ognuno ha una testa diversa come giocatore e ognuno ha un background diverso, un'esperienza a livello calcistico diverso, però sì, Catania è una piazza che merita tanto e questo dobbiamo saperlo come giocatori, e penso che anche il mister ne abbia fatto un pensiero, e infatti sta cercando di prendere giocatori che riescano a fare questa cosa qui. E sì, ieri non è stata una bella impressione dopo il gol, però ci stiamo lavorando, questo allora, posso garantire. Allora, fra poco torneremo a parlare con Nano Welbeck, però vorrei fare un passaggio dai telespettatori, sì, perché ci sono tante domande, perché in chiave calciomercato stasera sono veramente giusto più, sì, più che valanga. Rimanendo in linea con giramenti vari dei quali parlavate prima, scrivono le cosiddette girano forte, ma entrano solo nella rete del Catania. Ora basta, sabato si deve vincere. Buonasera, secondo me partite da gestire meglio e persiste lo stesso problema, trovare la porta, scrive Riccardo da San Pietro Clarenza. Poi qualcuno pensava che con Lucarelli il Catania diventava la Juventus. Tutti l'abbiamo pensato, tutti quanti. Per il nostro Alessandro Vagliasindi, gira voce del croato Kontek, ben conosciuto al nostro mister Lucarelli. Sì, è vero. Sì, vero. È un obiettivo reale. In questo momento è la Virtus Entella, difensore centrale che ha fatto una discreta esperienza a Terni insieme a Lucarelli, poi è andato in altre piazze, in questo momento è la Virtus Entella. Dovrebbe essere uno dei prossimi rinforzi. Scrivono, musica iniziale appropriatissima, Nifici una ballare a samba, scrive non so chi, comunque complimenti Forza Catania. Il primo tempo di Crotone Catania a me sostanzialmente è piaciuto, quindi come vedete c'è sempre poi l'altro lato della medaglia. Nessun commento, solo un saluto a tutti voi, hanno perso già in partenza, in estate, proprio sempre della serie quando gioca il Catania. E per il momento ci fermiamo. Posso rispondere a questo telespettatore, l'esperienza di questa società parte probabilmente all'origine, nel momento in cui non è riuscita ad ottimizzare, ma questo ne hanno fatto ammenda gli stessi dirigenti, quindi non dico fatti nuovi, e proprio per questo motivo non bisogna buttare la croce addosso a chi ha commesso questo errore di valutazione grave, sicuramente. 4 mesi di tempo per programmare il campionato successivo. Nel frattempo Tabiani è tornato a Fiorenzuola. Perfetto, sì. E ha perso, quindi ha perso, ha, diciamo, perso la prima partita. Ma cambia poco. E ha perso anche ovviamente l'ingaggio, cioè ha rinunziato a quello che era ovviamente l'ingaggio del contratto che aveva sottoscritto. L'errore è stato quello di non aver ottimizzato quei 4 mesi di tempo per programmare questo campionato. Un campionato che ha visto un coefficiente di spesa significativo, Alessandro, del Catania. 5 cioè milioni e 9 più 1,5 milioni eventuali sui premi pattuiti in vista di eventuali obiettivi raggiunti. Quindi stiamo parlando di un budget di 7 milioni. 5,9 più una eventualità di 1,5 milioni che, supplementare di premi. Che dimostrano come questa società comunque abbia investito in questo campionato, commettendo 2 errori per me fondamentali. Il primo, affidarsi a un allenatore con 0 esperienza o con pochissima esperienza in piazze così importanti e con obiettivi così importanti. Dall'altro, avere programmato un ciclo di partite scarsissime in vista del campionato e anche un sistema di allenamento non monitorato alla società. Se è vero come è vero che questa squadra, e ho concluso, fino al momento dell'arrivo di Cristiano Lucarelli, la partitella del giovedì... Guarda, c'è un messaggio per te. Sì. Finalmente hai capito che il Catania è una neopromossa, il Palermo è salito al secondo anno. Ti saluta Claudio. Grazie a Claudio, ma io mi auguravo che il Catania salisse quest'anno. E non è detto, perché io non perdo una speranza fondamentale che è legata
al ciclo della Coppa Italia, quello che probabilmente Lucarelli può fare ancora. Ci dobbiamo fermare, Angelo. D'accordo, fermiamoci. Fermiamoci, siamo già in ritardo. Però ti devo proprio dire questo. Il fatto che questa squadra, forse non tutti sanno, che la partitella del giovedì la organizzava sugli aspetti più teorici. Ma possiamo parlare anche dopo di questo. Vabbè, ne parliamo anche dopo. Hai ragione. Ci fermiamo, fra poco torniamo anche da voi. Restate insieme a noi perché abbiamo tanto, tanto da farvi vedere, ma soprattutto da raccontarvi e, insomma, in qualche modo anche da darvi come primizia in anteprima. Fra pochissimo, restate con noi. Eccoci, una discussione piuttosto animata anche durante, diciamo, la pubblicità. Nana, hai sentito le parole di Lucarelli ieri nel post partita? Te l'hanno raccontato, eri presente là? Non ero presente. Non eri presente, però hai sentito. Risentiamole però anche per chi sta a casa e vediamo cosa ha detto Lucarelli ieri nel post gara. Siamo stati in grossa difficoltà sulla costruzione, sia con i tre dietro che con i tre in mezzo. E ovviamente lo si è visto, quindi Crotone ci ha fatto tre gol anche in Coppa Italia in una partita che poi abbiamo vinto a rigori. Oggi probabilmente non tanto tecnicamente ma mentalmente non siamo alla pari di queste squadre, quindi oggi ripeto, io devo cercare di essere saggio perché sapevo dove venivo, sapevo i problemi di questa squadra. Sapevo che quest'anno sarà complicata, ma che bisogna battagliare, che bisogna soffrire. Io sono pronto, perché sennò sarei uno sprovveduto se oggi dovessi, certo, perdere mi fa girare le palle anche se avessimo giocato con la Juventus, però oggi devo cercare di essere saggio perché c'è da portare in fondo questa stagione cercando di fare meno danni possibili e cercando di andare a, diciamo, a prendere quello che in questo momento è l'obiettivo, quello più veloce per pensare poi di poter fare i play-off da una posizione privilegiata. Certo che con questi errori se non li correggiamo la posizione dei play-off diventa superflua, perché quando commetti questi errori ovviamente le partite le perdi. Allora, abbiamo sentito Lucarelli. Nana, tu hai detto che l'hai già sentite queste dichiarazioni. Ora, parlava di costruzione del gioco. Che cosa vi ha detto soprattutto? Ve lo dirà probabilmente domani, quello che deve dirvi, sicuramente. Però immagino che una sensazione ce l'avrai. Avrai percepito qualcosa da queste parole? Ti sarei fatto un'idea? Lucarelli dice delle cose precise. Parla di squadra che ha un problema caratteriale, mentale, che non riesce a reagire. Parla di una squadra che non riesce a costruire, ma lì ci deve mettere qualcosa lui, perché altrimenti, insomma, è lui l'allenatore. E voi giocatori? No, diciamo che ovviamente il mister ha ragione, e perdere fa male a tutti, in primis a lui e anche a noi giocatori, ovviamente. Non scendiamo in campo per perdere, soprattutto partite così, dove se si perde così fa ancora più male, fa ancora più arrabbiare. Però ovviamente certe partite, diciamo che fanno anche bene a livello mentale per svegliarsi, fanno bene a correggere tanti errori, ovviamente siamo umani, però non si possono commettere tanti di questi errori. E il mister ha detto una cosa a livello mentale, che nel subire gol non dovremo buttarci così giù. Nella costruzione ovviamente lui... Ma quello da cosa dipende? Cioè, da che cosa dipende il fatto che la squadra si getta giù? Dal fatto che non ci sia un leader carismatico in campo, che non ci siano dei giocatori che pigliano questa squadra, la prendono per mano e la portano perché avanti? Perché sta viaggiando troppo al di sotto di quelle che erano le aspettative di inizio stagione, e quindi si cumula una tensione. E non c'è un gruppo. Non c'è un'identità. Esatto. Non c'è un'identità. No, questo secondo me che no. Non ci sia un gruppo non è vero, perché dal primo impatto che... Invece no. Che ho avuto, ho sono visto contento, un gruppo. Mi rincuora, se mi un gruppo questo. Esatto, da io da fuori. Da fuori. Questo dico. Quando sono arrivato il primo giorno, questo ho visto un gruppo molto, molto coeso, un gruppo molto affiatato di buoni giocatori che praticamente hanno fatto certe piazze. Ovviamente non dimentichiamo tutti i nomi, vari Chiricoi, Di Carmine,
potrei prenderne uno a uno e hanno fatto certe piazze, quindi non penso sia che non ci siano leader o che il gruppo non ci sia. Questo non è vero, no, però non so ancora individuare cosa può essere. Poco. Sì, esatto, troppo allora ti poco. Faccio una profezia su quello che ieri ha detto Cristiano Lucarelli, che sì. Noi abbiamo visto in diretta ieri. Lucarelli ieri ha fatto una cosa che tecnicamente ha una sua ragion d'essere. Ha esordito davanti alle nostre telecamere dicendo: mi assumo la responsabilità della partita e di come è andata oggi. Assumersi la responsabilità di fronte alle telecamere e farlo in maniera pubblica presuppone un ragionamento che sono certo vi farà domani, per cui per una volta l'allenatore dice: io mi sono preso la responsabilità di un esito mentale, comportamentale e anche finale di una partita, ma non succederà più, cioè da domani siete voi i responsabili uno ad uno, oggi mi assumo la responsabilità, da domani sarà un comparto di squadra a pagarne le conseguenze. Questo è un ragionamento che in termini logici e anche direi logistici tante volte ha utilizzato Lucarelli, ma utilizzano molti allenatori di esperienza che caricano su di sé quelle che sono state, insomma, le responsabilità di un esito, al di là delle circostanze che le responsabilità di Lucarelli per non avere creato nel frattempo l'identità di una squadra probabilmente ci stanno. 40 giorni di permanenza potevano essere abbastanza da poter comunque costruire un'identità, ma ricordiamoci che Lucarelli si sta muovendo in questo momento, Alessandro, con nuovi arrivi, nuovi innesti, giocatori che sanno di dover partire, giocatori che sanno di non essere nell'organigramma futuro di questa società e che ancora vestono la maglia rossa-azzurra perché non sono stati ceduti. Ovvio che in questo momento c'è una tempesta perfetta all'interno dello spogliatoio. Ci sono i nuovi arrivati e per essere nuovi evidentemente ammiscono ad un posto da titolare, perché chi arriva adesso sa che di essere arrivato per giocare da titolare o con ogni probabilità di giocarsela partendo avvantaggiato rispetto ad altri, che ancora oggi sono a Catania e che il Catania non ha ancora ceduto. Ricordiamo che il budget di spesa del Catania è stato di quei 5 milioni e 900 mila euro più 1 milione e 600-700 mila che erano praticamente quelli legati ai premi. A questo vanno aggiunti i nuovi ingaggi dei giocatori. Alcuni però andranno via e quindi si perderanno quegli ingaggi. Il problema è che ancora questi alcuni che andranno via. Ma il mercato è ben aperto, il Angelo, mercato di riparazione. Ma questi alcuni che andranno via. Lo possiamo fare un ragionamento specifico vedendo magari già la allora parliamo del focus, focus siamo, di mercato, stiamo parlando di mercato. Allora chiedo alla regia di preparare diciamo la grafica sul mercato, il focus. Andrei un attimo da Naomi per avere qualche altro messaggio e poi parliamo di mercato con Alessandro e facciamo. Perché sta lavorando la situazione di tempesta perfetta là dentro. Scrivono: se anche noi facessero di questi regali, forse anche il Catania segnerebbe sempre solo Forza Catania e Massimo Binanti. Massimo Natale è passato, regali non servono più, che c'è pure Malura. Ancora, controllate il possesso palla su azioni offensive del Catania. Il Crotone ha fatto il primo gol su calcio piazzato, il secondo ed il terzo grazie al nostro regalo. Ancora e noi neanche uno. E noi neanche uno. E quindi. Buonasera, forse ho visto un'altra partita, ma a me sembra che la partita l'abbia fatta il Catania. Le statistiche della squadra suggeriscono che il Catania ha un rendimento preoccupante quando si trova in svantaggio durante le partite, sottolinea Guglielmo. L'abbiamo evidenziato. È andato 11 volte sotto, se non ricordo male, dall'inizio di questo campionato e non è un caso che ci troviamo in questa posizione di classifica. E quanto tempo ci vorrà per formare una squadra? Chiedetelo a Lucarelli, scrive Giuseppe 49. Poi le solite domande sulla Coppa Italia che non continua una squadra, ad essere un quesito. Ma quale squadra? Direi al telespettatore, perché oggi la squadra da domani assume dei contorni e dei protagonisti diversi tra quelli che sono arrivati, tra quelli che arriveranno e quelli che gioco forza o verranno ceduti o verranno messi fuori rosa, perché anche lì c'è un problema di rosa che deve essere ormai programmata da qui alla fine del calcio. Acceleriamo i tempi ragazzi, dobbiamo velocizzare. Chiedono ancora dei chiarimenti in merito alla Coppa, come funziona? Bisogna arrivare almeno decimi per poter sperare nel discorso Coppa Italia e quindi partecipare come se fossimo terzi o no? Assolutamente sì, cioè bisogna arrivare decimi, ma per partecipare come terzi
per questo sarà un aspetto fondamentale la Coppa Italia, ma di questo ne parliamo anche dopo, perché il regolamento dice arriviamo decimi, poi per arrivare terzi, beh, Vinci la Coppa oppure fai la finale con chi vince la Coppa, cioè. Padova. E questo è l'unico aspetto di fortuna che dall'inizio della Coppa Italia è capitato al Catania, cioè tutte le partite che andavano disputate in partita secca il Catania ha giocato in casa e le ha superate. Tutte quelle che invece da qui alla fine lo legheranno in questo percorso, la partita di ritorno avrà in casa. Il Catania e il vantaggio di giocare la partita di ritorno tra le mura amiche. Però Angelo, la prima partita è fra 16 giorni, non fra 3 mesi, quindi se il momento del Catania è questo, c'è da essere un attimino preoccupati. Ti ricordo anche che Cristiano per non la partita di Rimini. Torniamo però. Bravo a motivare, Angelo, per carità. Torniamo alla Coppa Italia, la sviluppiamo magari più avanti, vedremo anche il calendario, vedremo tante cose. Vediamo il focus sul mercato. Torniamo da Naomi. Col focus sul mercato. Obiettivi di questo mercato: quello di trovare un difensore, un centrocampista e un attaccante. Tra le cessioni c'è Sarao, appunto attaccante in uscita, Mazzotta, Lorenzini, Rizzo, Ladinetti, Marsura, Dubiscas, De Luca e Popovic. Arrivi, Celli, difensore, Welbeck, centrocampista, Cicerelli, attaccante, Costantino, attaccante, da ufficializzare probabilmente nelle prossime ore come attaccante, Cianci. Sì, facciamo delle considerazioni in più, se restiamo anche sul contributo grafico. Abbiamo messo tra gli obiettivi, dando per ufficializzati già Celli, Welbeck, Cicerelli e Costantino, domani potrebbe essere il giorno di Cianci, anche se in conferenza stampa venerdì Lucarelli aveva detto che la sera di venerdì, nel frattempo i giocatori Costantino, Celli e Cianci stavano effettuando le visite mediche a Roma, a Villa Stewart. In conferenza stampa venerdì Lucarelli aveva detto saranno ufficializzati tutti e tre questa sera, poi sono stati ufficializzati di sabato Celli e Costantino, Cianci ancora no, quindi ci chiedevamo come mai ci fosse questa asincronia temporale tra le posizioni di Celli e Costantino e quella di Cianci. Però sembra che domani sia il giorno dell'ufficialità di Cianci, che diventa diciamo un altro supporto in avanti. È uscito Sarao, è entrato Costantino, diciamo esce Dubiscas, in prospettiva entra Cianci. E su questi obiettivi che abbiamo tracciato, beh, il difensore che abbiamo detto prima, tutto porta a Kontek, che Lucarelli ha già avuto a Terni, può giocare sia in una difesa a 4 come difensore centrale, sia in una difesa a 3 come braccetto. Un centrocampista oltre al qui presente Nana Welbeck, sì, l'obiettivo è Teio, è inutile nasconderlo, giocatore del Benevento. C'è stata una distanza tra domanda e proposta in relazione all'ingaggio, sembra essere colmata quasi. Si sta lavorando per arrivare a una definizione favorevole. È un gran bel giocatore che darebbe qualità in mezzo al campo, cosa che al Catania oggettivamente in quel ruolo è un po' mancata quest'anno, anzi senza un po' è assolutamente mancata. E poi abbiamo segnalato appunto un attaccante oltre Cianci, perché insomma si vuole dare la possibilità di avere qualche soluzione in più anche sugli esterni d'attacco. E qui dobbiamo estendere il ragionamento rispetto a questi tre obiettivi, perché potrebbero diventare di più questi obiettivi in funzione delle possibili uscite che, oltre a quelle che abbiamo evidenziato in verde nella colonna a destra, potrebbero maturare a mercato in corso. Ci sono diverse posizioni aperte. Chirico, per esempio, è un giocatore richiesto, lo ha chiesto il Vicenza, piace al Benevento, non è da escludere in senso assoluto una possibile uscita di Chirico. Perché? Perché Gioco Forza non è stato il Chirico che ci aspettavamo, forse lo stesso giocatore non si è espresso al meglio a Catania e magari può avere anche il desiderio di cambiare aria, perché è sempre un giocatore che in Serie C ha un curriculum di tutto rispetto, tante promozioni anche in gironi diversi. In prospettiva non escludiamo in assoluto l'uscita di Chirico, come non possiamo escludere che in base a determinate valutazioni fisiche di alcuni giocatori possono maturare altri addii
o comunque altre situazioni che possono portare alcuni giocatori fuori lista dopo il 31 gennaio. Allora, stato... Per esempio, perdonami, c'è da valutare con attenzione la posizione di Tommaso Silvestri, che è stato alle prese con un infortunio abbastanza serio. Un infortunio a un tendine, e nei prossimi giorni avrà un controllo specialistico all'esito del quale si capirà l'entità di questo infortunio e l'eventuale necessità che debba sottoporsi a un intervento chirurgico che lo terrebbe lontano dai campi da gioco per un lasso di tempo rilevante. Questo campionato. Quindi anche qui punto interrogativo: se dal controllo dovesse emergere, speriamo di no, una notizia diciamo poco confortante sulla proiezione del recupero di Silvestri, allora in quella casella potrebbero diventare due difensori da acquisire e non più soltanto uno. Idem sui movimenti in attacco. Quindi ecco, è una grafica in questo momento. Stiamo dicendo che già 5 acquisti messi in casa. Domani dovrebbero diventare 5. 3 sono quelli diciamo definiti come obiettivi e quindi diventerebbero 8. Diciamo, nell'ordine di 10 acquisti. Io credo, Angelo, sì, di non escludere la possibilità che siano 10 gli acquisti, ma ovviamente a ogni acquisto deve corrispondere un'uscita. Almeno fino al 31 gennaio ci sarà la lista aperta. Alla chiusura del mercato ovviamente ci sarà questa lista dei 24 e quindi... E ci siamo, Alessandro? Sì. Nel far capire alla gente che ci segue, perché Welbeck ovviamente è appena arrivato, vede un gruppo ma non può esserci ancora un'identità di squadra, perché il Catania si sta fondando adesso, nel bene o nel male, giusto o sbagliato, tutti uomini prescelti nell'ottica di esperienze dirette di Cristiano Lucarelli, che è diventato manager in questa fase in assenza di un direttore sportivo, che rimane probabilmente un'altra lacuna importante che questa società dovrà colmare. Ma riguardando quella grafica ci rendiamo conto delle difficoltà di qualunque allenatore nel gestire una squadra dove ne sono arrivati 5. Teoricamente ne possono arrivare 10, altri 3, esatto. 4 e devono ancora essere collocati in rosa quegli 8-9 giocatori che sanno che a lista chiusa non saranno comunque del Catania. Insomma, il mercato porta sempre delle novità. Cioè, non è un cambiamento di poco. Adesso è però un cambiamento ci rilassiamo epocale. Un po', sì, nel senso, sì. Voglio dire che abbiamo parlato, c'è Nana che in questo momento dice: ma chi me l'ha fatto fare, dove sono capitato stasera, come mai mi Nana conosce perfettamente il siciliano, dice mi do la testa, ha detto prima. Allora ti strappiamo un sorriso, Nana, andiamo a sentire i cugini, dai. Così c'è la rassegna stampa, è pronta la rassegna stampa, no? Prontissima. E allora vediamo e sentiamo. Ero d'accordo col telespettatore che diceva del primo tempo che gli è piaciuto, anche a me, i primi 6-7 minuti. Andiamo subito col chiacchiere dello sport. Che intitola Vieni avanti Crotone, parafrasando un bel film di Lino Banfi. Mercato di scusate, gli etnei fanno gentilmente accomodare i pitagorici verso una facile vittoria. Esatto. Mercato di gennaio. Dopo l'acquisto dell'ex di Uomini e Donne Costantino, il Catania punta ad acquistare un'altra punta, visto che di Carmine sembra essere fatto di ricotta. Prima però si devono sfoltire gli eccessi in squadra. C'è un certo refuso. Non è proprio refuso. Alcuni giocatori saranno un buon... alcuni giocatori saranno un buon utile al primo offerente, mentre per gli altri è stato stanziato un extra budget da dare a chi vorrà accollarseli. Ok, andiamo a vedere le dichiarazioni post partita dei mister. Lucarelli analizza la gara con i campani. Era evidente che per noi c'era poco da fare. Con i gol di Giroud, Gomez e Vinicius, loro hanno dimostrato di avere una squadra da Champions League. In effetti. L'allenatore del Crotone, Zauri: ringrazio i giocatori del Catania, non essendo stato possibile onorare il gemellaggio tra le due tifoserie sugli spalti, hanno ben pensato di farci 3 bei regali in campo. Grazie mille. L'ex Chirico si congratula: è stato bello poter incontrare nuovamente i miei ex compagni di squadra e poter dar loro il mio contributo alla loro causa. Bravo. Zanellato ha voglia di riscatto: zittirò gli scettici che si ostinano a dire che sono lento, questo 2021 sarà l'anno del mio riscatto. Grande. Orazio Russo difende d'oltranza Chirico: Cosimo è un cavallo di razza, per questo fa sempre puppetta. Ora passiamo agli ultimi regali di Natale. La Giochi Preziosi è pronta a lanciare sul mercato la nuova difesa in bambola del Catania, ecologica, lenta e adatta a qualsiasi attaccante, si ricarica con imprecazioni. E ora come ora penso sia carichissima come passiamo al resto del librino, che per oggi ha sede in Viale Bumbacara 2. Ciao Daniele. Sì. Allora, 3 peli al suino, 3 punti hanno gli avversari.
Cambiano i giocatori, cambiano gli schemi, ma non cambia l'antifona. Nelle Calabrie il Catania perde anche col Crotone, sdirubando sul campo le solite fisserie difensive, un gioco più sterile di un ottantenne in andropausa ed un attacco da urlo che fa ghittare Schigghi. Un 3-0 che fa sorgere un dubbio illuministico. Quando è che avremo l'uscio? In edicola oggi con resto il librino il regalo una para di confezione di Maxi Biaghetasi da calarsi preventivamente prima di ogni partita. Da acquistarne a flotte. Chiudiamo con la chiosa del direttore Pittera e diciamo come può tagliunare l'ennesima malacombassa del genere. Andiamo avanti, dai ragazzi veloci. Passiamo a una nuova testata che è il Sole 24 Ore a brucia. Questo speciale giornale economico. Che intitola Budget, Spese e Fake News. Dopo la diffusione da parte della Lega dei dati sul monte ingaggi speso dalle società di Serie C, il nostro quotidiano ha lanciato lo speciale premio Imbroglia Popoli. Saranno premiati quegli opinionisti, giornalisti o pseudotali che hanno diffuso notizie su budget di 2 milioni presuntamente stanziato dal Catania. Uno sbaglio involontario di poco conto, solo il triplo, 6 milioni. Sì, sì, in molti hanno detto. Ora andiamo, feste natalizie, quanti milioni ha speso chi ricopre il cielo di Capodanno? Penso un migliaio. Infortuni a raffica, quanto costa un infortunio che colpisce di Carmine? Assai. Svalutazioni, si sta svalutando di più in proporzione d'ore del grifo o il cartellino di curato? La seconda. Passiamo adesso all'ultimo giornale che è la nostra testata giornalistica scientifica, che è Piglia Focus, che intitola Nascono nuove teorie nel mondo scientifico sulle doti tecniche dei rossazzurri. Addetti ai lavori e tifosi sono divisi in due diverse scuole di pensiero riguardante la forma dei piedi dei giocatori etnei e scontro tra i piedi piattisti e i piedi tondisti. Io sono più sulla seconda. Sì. Basta, diciamo che per oggi abbiamo finito qua, anche se dovremmo leggere che Abbiamo una domanda invece per Nana Web, che non lo fate parlare, facciamolo parlare. Vai, Nano. Facciamo Emanuele. Vai. Emanuele da Gran Michele, no. Originario da Israele, residente in via Vittorio Emanuele, che ci scrive: un vecchio detto africano dice: ogni mattina in Africa, con il sorgere del sole, non importa che tu sia leone o gazzella, l'importante è che cominci a correre. Al momento i giocatori del Catania vengono sbranati ancora prima di mettere le scarpette. Potresti spiegargli come si corre? Gli insegni come si corre, Nana. È importante. Non tanto per l'origine, ma proprio per correre, proprio. Che... Non è una provocazione questa qua. Si avvale della facoltà di non rispondere. Allora ragazzi, direi di recuperare un po' di fiato e abbiamo sentito prima. Sono bravi però perché riescono in un momento del genere a renderci così. Perché la situazione non è facile. Noi cerchiamo tante verità. Cerchiamo di tenere il sorriso, no? Fare una trasmissione, però vi assicuro che non è facile preparare una trasmissione come quella di oggi, perché arrivare in trasmissione dopo una sconfitta per il canale 3-0 è difficile, è complicato, c'è il mercato che bisogna scandagliare, che cosa ti aspetti però tu? Adesso abbiamo parlato di quello che linee è la programmatiche, esatto, linee sì, programmatiche. Sì. Ma tu personalmente sei arrivato a Catania, sei tornato a Catania, ma con quale prospettiva e che cosa ti aspetti dalla piazza di Catania? Perché l'anno scorso hai fatto una cavalcata assieme al Catanzaro impressionante. Qualcuno dice bisognerebbe fare... C'è una domanda, scusami, Ezio80, sì, che chiede un portiere no? Cioè tra i possibili obiettivi. Beh, se Livieri dovesse tornare al Pisa... non è da escludere ovviamente. Ma torniamo però a Welbeck, che è arrivato da poco a Catania, ritornato a Catania. Le tue prospettive, che cosa ti immagini per questa stagione? Prima ci dicevano bisognerebbe incollare la rosa della Catanzaro dell'anno scorso a quella del Catania, fare un copia e incolla. È impossibile. Allora, dimmi. No, assolutamente quello che mi sono prefissato e quello che si sono prefissati tutti è quello di conquistare un punto dopo l'altro. Questa è l'unica strada e ovviamente io mi accollo un po' a quello che si è detto sui playoff. Io venendo qui ovviamente sulla Coppa ovviamente è una cosa buona avere questa posizione in Coppa, però c'è da diciamo darci dentro anche in campionato, perché io sono sempre dell'idea di far bene in campionato, perché poi quando nel piazzamento della Coppa e tutto si arriverà ai playoff c'è da veramente darci dentro. Insomma, bisogna guadagnarsene in ogni caso. Quindi sì, è l'unico obiettivo per me e penso anche per tanti altri cosa giocatori. Cosa ti ha chiesto Lucarelli? Dimmi così, quando allora, ti ha interceptato. La prima cosa che ti ha chiesto? Diciamo che sono state... poche chiacchiere con il mister, perché ovviamente è una stima grandissima
del mister e del suo staff, che mi ha fatto tantissimo piacere già avere la sua chiamata. E ovviamente non ha dovuto dirmi tanto, perché chiedermi che dobbiamo vincere questo, vincere l'altro, ovviamente come giocatori lo sappiamo. Veniamo in una piazza come Catania e sappiamo quello che c'è da fare. Quindi c'è solo da vincere partita dopo partita. Questo è l'unica cosa. Vi chiedo sì, una bontà, ci fermiamo, poi avremo l'ultima mezz'ora di trasmissione. La conserviamo. Conservati questa domanda. Solo mezz'ora? Solo mezz'ora, Angelo. Noi siamo... È volata, scappa via. Pubblicità dopo. Torniamo di nuovo a corner, torniamo alla partita di ieri per rivedere alcuni episodi che faranno certamente male, perché sono i tre gol che il Catania ha incassato. E allora, cominciamo con l'1-0. Ad onor del vero, Angelo, non è montato tra gli highlights, c'è un episodio nel secondo tempo. Purtroppo non abbiamo la possibilità nel secondo tempo, dove Castellini va a contatto avversario nell'area del Crotone, finisce a terra. L'arbitro sorvola, parte un'azione del Crotone, scusate, e Vutai entra a contatto con Quaini a cavallo dell'area di rigore, e l'arbitro ammonisce Quaini, che in teoria poteva essere ultimo uomo. Diciamo che su Castellini la sensazione è che ci fosse qualcosa in più di un semplice contatto. Abbiamo rivisto le azioni alla Moviola, allora, pallone cambia direzione. Però rivediamo sì, queste azioni. Purtroppo non ce l'abbiamo. Rivediamo i tre gol subiti dal Catania. Magari abbiamo il commento di Nana Garalebek. Sì, questo è il gol di Giron. E qui, insomma, sulle prime, anche per il movimento di Beters, si ha la sensazione che ci sia stato un tocco in barriera. Innanzitutto la barriera si apre in una maniera improvvida, guardate, quindi è come se non ci fosse barriera. La sensazione iniziale è che fosse stato Zammarini a deviare la conclusione di Giron. In realtà, rivedendolo più volte, non c'è nessuna deviazione. Quindi è una valutazione sbagliata di Beters. Nel secondo tempo, calcio di punizione speculare, sempre il Crotone nell'altra metà campo, 5 uomini in barriera più il coccodrillo. Al di là del movimento alla barriera. Però stiamo vedendo 3. Già il secondo gol, troppo veloce. Quei tre non sono troppo pochi messi là, guardandola così? No, mi metto ovviamente, non sono portiere, non è cosa che mi addice. Però diciamo, se nel secondo tempo stessa punizione, no, se speculare. Il portiere era sicuro di metterne 3, ovviamente è cambiato anche direzione il pallone, quindi non so, neanche io non so ben dire se era una deviazione o cos'altro. Bene, la cosa secondo me più grave è come si muove la barriera. No, è come viene concessa questa punizione al Crotone, perché c'è un primo errore di Zanellato e un altro di Quaini, e gli si regala poi questa punizione, che da posizione sicuramente insidiosa, che poi il Crotone è stato bravo a convertire. Sì, però la punizione è regalata. Permettetemi di aggiungere il fatto che il Catania ieri in porta ha tirato pochissimo, sì, quindi è ritornato, è stata una regressione rispetto... Quello che dicevamo prima, la discontinuità, esatto, di rendimento e di prestazione. Standard allora, Lucarelli-Tabbiani molto simile. 1,25 Tabbiani, 1,42 Lucarelli. Insomma, siamo abbastanza vicini. Vediamo il secondo gol, qui ci sono... un paio di errori, però ne vediamo soltanto uno. Diciamo, sì, fase... l'errore più grave è di Curado, perché è un'azione in cui c'è il possesso palla del Catania. Curado all'altezza della linea metà campo fa un passaggio in orizzontale a Chiricò, il Crotone esce in pressione e poi è bravo Petriccione a servire col contagiri Gomez. Qua Curado cerca insomma di recuperare dall'errore, ma è troppo tardi. Vedete anche Nana Welbeck che cerca e di accorciare su Petriccione, ma c'era troppa distanza, è stata una corsa vana per te, Nana. No, diciamo che sì, anch'io mi assumo le responsabilità, anche perché il mio ruolo è anche magari di capire un possibile avversario dietro di me, quindi sì, potevo fare anche qualcosina per rimediare a quell'errore, forse mi sono fatto attrarre troppo dall'andare a anticipare quel pallone e non ho ben visto l'avversario dietro di me. Bravo e questo... onesto, Nana. Allora, vediamo anche il terzo gol, così
archiviamo la partita di ieri. Qui qua, altro grande Chirico errore. Che la combina grossa, questo pallone dato all'indietro. All'indietro, in quella zona del campo, è un suicidio. È bravo Vinicius Di Stefano a leggere le intenzioni e a battere per la terza volta Betters. In questo caso assolutamente incolpevole. Non ti aspetti impallinato da Chirico no. Una conduzione di gioco in quel momento del genere. Ma il vero Chirico qual è, Angelo? Quello di Benevento, quello di ieri, quello di qualche partita fa in cui magari ha fatto un bel gol, o quello della partita prima in cui... Il vero Chirico lo dice la storia dell'anno scorso, scorsa stagione. Ho capito, ma ogni stagione ha la sua stagione. D'accordo, Angelo. Ma ricordiamo che Chirico è croce e delizia di questa squadra, perché ovviamente l'inizio del campionato era in linea con le aspettative, poi il crollo e poi i troppi assoli ripetuti e a volte sbagliati da parte di Chirico lo hanno messo sotto la lente l'ingrandimento. Io reputo che sia un giocatore che, se gestito bene dall'inizio del campionato, rimane un giocatore importante. Va gestito e probabilmente non in una situazione di totale marasma o di incertezze, mettiamola così, che vive il Catania dal post dall'era Tabiani fino ad oggi. E probabilmente l'ultima attenuante che do a Cristiano Lucarelli è proprio di aver dovuto gestire una situazione del genere, preparando il calciomercato di riparazione a gennaio in un contesto di squadra dove nessuno sa di essere titolare o rinnovato. Posso fare una considerazione su Chirico? Sì. La mia sensazione è che Tabiani abbia dato troppa centralità a Chirico, lo ha subito, se mi passate sì, sì. l'espressione, e questo ha avuto le ripercussioni sulla formazione dell'identità di questa squadra, soprattutto nello sviluppo del gioco, nel fraseggio e nella capacità di arrivare in gol con più soluzioni. Lucarelli si è presentato bene, ma se andiamo a rileggere il film delle partite gestite da Lucarelli nel corso del campionato, ci accorgiamo che su 7 gare, soltanto in 2 circostanze, contro la Virtus Francavilla e contro il Benevento, il Catania ha segnato su azione. 2 su 7, pochissime. Quindi significa che questa squadra, oltre ad avere dei problemi strutturali, secondo me, nella sua formazione, ha subito un po' troppo questa scelta di giocare e ne paghiamo, tutto su Chirico. Noi abbiamo adesso un'esigenza, un problema di tempo, che è quello di vedere il 3-2-1 di Francesco Triolo, che vediamo. Ci fa vedere come in realtà stiano intanto viaggiando quelli che stanno lì in vetta, bene, anche se c'è la bene. Frenata della Juve Stabile, che si è fatta fermare sul 2-2 dal Monterosi. Vediamo. Episcopo non sono sufficienti alla capolista per brindare al primo successo del 2024, ed a guardare i minuti dei gol del Monterosi potrebbe anche da vedersi una beffa. Ma Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, invece lucidamente guarda la prestazione nel suo complesso ad una squadra che non ha giocato come sapeva fare sino a prima di Natale, con quella determinazione che gli ha consentito di arrivare sin lassù. Il pareggio contro il Falernino di Coda lascia la Juve Stabia capolista, ma adesso con qualche certezza in meno. Mosti ed Adorante, l'ultima arrivata, hanno bisogno ancora di tempo per capire certi meccanismi, ma devono lavorare più per la squadra. Per arrivare in fondo c'è ancora tutto un girone, ed il tecnico è stato chiaro: occorre ritrovare il morso della prima parte di campionato, a partire dalla prossima ad Avellino. Avellino, che ha vinto con prepotenza in casa del Latina, 5 squilli, 5 botti che lasciano intuire come gli irpini siano tutt'altro che rassegnati. I punti dalla capolista sono 6, con la possibilità di dimezzarli sabato prossimo. La vittoria del Francioni però consegna anche nuove certezze alla squadra di Pazienza, che in campionato è alla quinta gara con la porta inviolata, un dato che inevitabilmente offre garanzie per il cammino futuro. L'ex Cerignola De Cristoforo all'esordio ha cambiato il passo offensivo dell'Avellino, che con Sgarbi e soprattutto Patierno, autore di una tripletta, hanno ritmi da categoria superiore. Juve Stabia e Foggia potranno dire se i biancoverdi possono riprendersi i galloni di favorita che prima dell'inizio del campionato avevano.
casertana permettendo, naturalmente, perché all'ombra della Reggia hanno inanellato il 12° risultato utile consecutivo, aprendo nel migliore dei modi l'anno. Il successo 2-1 al Monopoli porta le firme di Casoli e Curcio, ma soprattutto tanta consapevolezza dei propri mezzi. E non è stata mica facile per Cangelosi, perché il Veneziano è arrivato senza alcuni uomini importanti fermati all'influenza, ma le difficoltà hanno tirato fuori il carattere della squadra. Adesso guai a chiamarla ancora sorpresa, perché la casertana oggi è la squadra che ha avuto maggiore continuità in tutto l'arco del girone d'andata, iniziato con un tour de force per recuperare le gare rinviate dopo il ripescaggio. Domenica ospiterà il Messina, conoscendo già il risultato di Avellino Juve Stabia, e quindi col primo posto, che potrebbe essere molto più vicino di quanto si possa pensare. Allora, il montaggio stavolta è di Massimo Ceraulo, che ha indovinato anche la conclusione. Insomma, io voglio essere, voglio continuare a stare in testa, voglio trainare, voglio stare lì davanti. Sono squadre che giocano come una volete, squadra. Insomma. Questa è la verità. Sono squadre che hanno una fisionomia di squadra e giocano una squadra. Non e nella nostra squadra c'è anche Naomi. E a lei adesso giro, diciamo, la Grazie. Linea per darci qualche messaggio ancora. Scrivono? Scusatemi, ma perché parlate che il Catania ha messo un budget di 6 milioni di euro e non dite che ha incassato tra abbonamenti e sponsor circa 4 milioni di euro? Chiedo per un amico. Tuo amico lavora nella finanza? Così, no? No, vabbè, ancora. Si può avere il più grande gruppo di stelle individuali del mondo, ma se non giocano in modo unito, il club non varrà un centesimo. Il modo in cui una squadra gioca nel suo complesso determina il successo. Siamo sempre lì, battiamo su questo chiodo oggi. Con il Brindisi siamo forte, scrive qualcuno. Ma perché si dice che ci sono giocatori che non sono da Catania, quando a inizio campionato davano il Catania la terza forza del campionato? L'errore evidente è stato sin dall'inizio la scelta di privarsi in campo di Lodi. A chi il merito? A voi la risposta. Alla carta d'identità. Ecco, va bene. Ci torniamo su questo, Intanto ci fermiamo ancora e poi apriamo le pagelle, cercheremo di capire il migliore, come sono andate le cose. E Nana, le contropagelle. E Nana scoprirà come è andata la sua partita ieri, e avremo anche le contropagelle. A dopo. Allora, come promesso, andiamo a... Perché non mandi mai il mio messaggio? Mi è arrivato qua questo... Non lo mando, perché evidentemente il tuo messaggio è offensivo, quindi dobbiamo cercare di essere sempre nei limiti del bon ton, delle cose... Dobbiamo evitare i bip. Esattamente, non possiamo farci bippare, e soprattutto non ci possiamo fare... Denunciare, ecco, che ho fatto diverso. Allora, Naomi, siamo alle pagelle, ecco, è il momento. È il momento delle pagelle tanto attese di Vaglia Sindi, e io inizierei come al solito, in realtà, no spoiler, dal migliore, che è lui, Francesco Rapisarda, con voto 6, onestissima sufficienza. Vaglia Sindi scrive: non tradisce, lui che al momento è l'unico catanese rimasto in rosa, tiene botta in entrambe le fasi, su Giron ha spesso la meglio, limitandone la corsa, in spinta è una delle rare sicurezze quando c'è da puntare, senza sfarfallì, la porta avversaria. Da un'efficace sovrapposizione in fascia, con assist per Costantino, nasce la più nitida occasione per agguantare il pareggio prima dell'intervallo. Passando al nostro campetto, a Lucarelli, oggi voto 5. Ancora in difesa e in porta 4. Abbondante. Abbondante, un 5 abbondante. A Betters voto 4,5, 5 per Castellini, 4 per Curado, 5 per Lorenzini. Ancora Rapisarda voto 6, Zammarini 5,5, Zanellato voto 5, 5 anche per Dubisca, Sacquaini 4,5, 6 per Welbeck, Celli voto 5,5, Chirico voto 4, Costantino 5,5, Di Carmine un onestissimo 6. Allora, queste sono le pagelle, abbiamo 30 secondi, Patanè, per dire, hai 30 secondi per dire sei d'accordo oppure no. Poi vado da Welbeck per un suo so che i giocatori non guardano mai le pagelle, però vorrei... Sono d'accordo su tutte le indicazioni che arrivano, sì, da Alessandro. Il 5 Lucarelli è un 5 di stima e in fiducia, perché ad analizzare la partita di ieri un bel 4 se lo prendeva anche Cristiano Lucarelli, per quanto mi riguarda, pur consapevole che Cristiano Lucarelli sta lavorando in una situazione di autentica rivoluzione complicata, molto di più, rivoluzione, è una rivoluzione copernicana. Nana, allora, queste pagelle, la tua squadra, ti rivedi, sì, nelle pagelle, tu complessivamente, non il tuo voto, perché Alessandro, che non sapeva che tu saresti stato il nostro ospite, ti aveva dato già la sufficienza. No, le pagelle non sono cose mie. Non sono cose tue. Beh, allora guarda, siccome fuori, non sono cose tue le pagelle, io vado dai cugini,
perché adesso lanciamo le loro pagelle, le loro contro pagelle. Ci pensiamo noi a fare le pagelle, allora, in questo caso. Cosa nostra, però ragazzi, con calma, sempre con calma. Calmissimo. Vediamo la clip, vediamo e sentiamo le pagelle. Andiamo alla KVR. Beh, adesso qua c'è mezzo. Ma raccomando, da barriera biecini solo una prossima volta. Abiti fermo. Curato un mezzo. Ma cosa, scusa mia, quando l'ha passare fuori da rivessa, visto che pere l'hai montato con Giario, capace che abbassaggio un 7. Hai visto giocare più Halloween, visto che quando è in campo fa venire per scandare. Lorenzini qua c'è mezzo, fa più fatica di ammaccare i cristiani che io a spiegare ciò spi da meno anno. Abissati siamo. Ravisadda qua c'è mezzo. No, no, non già passare a Zammarini che è il solo, no! Conoscitilla la occio d'andicchia! Ah vai, a ciccio! Zanellato qua c'è mezzo! O primo tempo ha postisto il dinamismo di una cascina a passare Rucani. Ma chi non andare direttamente a Villa Varacchi? Chiricocci, Lucarelli disse, voglio gente affamata. E infatti per festa si calava e ci scacciate senza manco masticare. A Poponda Barera, emblematica scindicata in attacco splendido, l'assist per l'avversario. Chiricotta infunnata, di cammine sei. Samuel, torna presto che non giuro come pane. Allora, ragazzi, allora, pagelle penso indiscutibile, indiscutibile, indiscutibile. Per quello che sono in campo è il minimo. Oneste, oneste, oneste. Abbiamo una per lo speed del nonno, non mi lasciano per lo speed del nonno che era fatto. Allora, a 30 secondi ancora a voi. L'ultima. Allora, ci scrive Fabio Chirico. Senza accento. Senza accento, penso sia un cugino del nostro Mino. Sbagliato, un cugino sbagliato. Se possiamo chiedere a Melo Welbeck di darci una cuzzata a Chirico, a così si sblocca, visto che è incantato sempre che stessi giocati. Traduciamo, se magari con un colpetto dietro si sblocca un colpetto, un colpettone, un colpettone dietro si può sbloccare. Vabbè, magari fa qualche altra cosa di diverso. Sta recependo, ha già recepito Welbeck. E allora ragazzi, posso fare una domanda a Welbeck? Una domanda, sì. E poi dobbiamo vedere il calendario e il prossimo avversario. Esperienza, prima esperienza a Catania, ci fu un momento molto delicato per te dal punto di vista della tua salute, sì. Se hai avuto paura di dover smettere di giocare a calcio, e che cosa ti è rimasto di quel periodo come ricordo? Allora sì, me lo ricordo benissimo quel periodo. No, diciamo di no, perché a livello i dottori mi davano per uno che aveva problemi cardiologici e non avevo mai avuto nessuno in famiglia che ha avuto questi problemi. Quindi non avevo paura, però c'era tanta sofferenza perché non riuscivo a aiutare i compagni sul campo e sono dovuto mancare per parecchio. Certo. E sono dovuto, infatti tutte le visite me le sono fatte da solo pur di rientrare in campo al più presto e sono dovuto fare tutti i giri d'Italia andando a Monza, Messina, Firenze, esatto, e finendo poi a Roma dal dottor Zeppilli a completare tutte le fasi delle visite, insomma. Sì, di paura no, diciamo di no, però è stato un brutto momento. Sì, è stato un brutto momento sicuro, perché non ci voleva, anche perché era un momento in cui stavo dando il meglio di me, però diciamo che è passato, sì. Una cosa che sono contento. E tatticamente, visti i due sistemi di gioco che sta utilizzando Lucarelli, potresti fare il centrocampista nel centrocampo a 2 del 4-2-3-1, esatto. o il centrocampista del centrocampo a 3 in un sistema di gioco a 4 in difesa o con il 3-5-2. Quale pensi possa essere l'opzione a te più diciamo adatta per le caratteristiche che hai? Allora, diciamo che negli ultimi anni soprattutto ho sempre giocato con sia un sistema a 2 che a 3, quindi per me non cambia tantissimo. E anche l'anno scorso abbiamo fatto un gioco a 2.5, però poi si trasformava anche a 3. Quindi sono anche abituato a questo. E sì, ovviamente il mister chiede d'utilità tattica, cosa che sono d'accordissimo,
perché anche per dare imprevedibilità all'avversario ci vuole un po' di movimento. Catanzaro ci ha messo tanti anni prima di arrivare in Serie B. Era una domanda, sì. Sì, ah, sì. Abbiamo 3 minuti vista, alla fine, scusa, però facciamola. Non l'ho visto. Sì, Catanzaro ci ha messo tanti anni prima di centrare la promozione in Serie B. Qual è stato secondo te il momento di svolta in positivo che ha consentito di centrare l'obiettivo? Allora, diciamo che questa è una bella domanda, perché in Serie C ovviamente non c'è un momento preciso, perché sono tante piccole cose. Per dire una piccolezza, 2 anni fa quando siamo usciti dai playoff col Catanzaro, siamo usciti per magari una mancanza di un arbitro, e per questo hanno dovuto aggiungere una figura con la squadra che ha detto all'arbitro, esatto, okay, che ha dovuto sistemare sia curare noi giocatori, esatto, i noi giocatori, la mentalità, l'approccio all'arbitro, e sia al mister, a tutti gli altri, cosa che ci dovremmo dettagli aspettare. Ma poi diventano, esatto, quindi sì, sono sempre dettagli che negli anni vai a sistemare, quindi sono tasselli, okay, diciamo, sono punti che quando poi combaciano tutti, esatto, allora è l'annata, esatto, giusto. Okay. Allora, esatto, direi di andare di nuovo da Naomi, perché abbiamo da vedere intanto il calendario e poi il prossimo avversario. Vediamo gli impegni, c'è anche l'orario della partita di Coppa Italia, che adesso daremo. Naomi. Il prossimo impegno che vede coinvolto il Catania contro il Brindisi sabato 13 gennaio alle 20:45. Poi si gioca sabato 20 gennaio alle 16:15 fuori casa contro il Picerno. Coppa Italia semifinale andata mercoledì 24 gennaio contro il ore Rimini, 20 e fuori 30 casa. Naomi, l'abbiamo saputo nel tardo pomeriggio di oggi, quindi non siamo riusciti ad aggiornare la grafica. Quindi ore 20 e 30 di mercoledì 24 gennaio, poi si torna a giocare in casa domenica 28 gennaio. Alle 20:45 si disputerà Catania-Monopoli. 10 secondi per dire una cosa: Cristiano Lucarelli dovrà preparare queste 4 partite che avete visto in sequenza in una situazione ambientale particolare. Giocatori con le valigie, giocatori che arrivano, puntando moltissimo su quello che è il primo obiettivo importante del Catania, che rimane gioco forza, è inutile nasconderlo, al di là ovviamente della costanza in campionato, quel doppio incontro con di Coppa Italia che noi seguiremo a Telecolor, e quindi con insomma, diretta stadio avremo modo di parlarne praticamente in diretta da Rimini. Ma vi diciamo pure che è uno snodo importante, perché per la combinazione delle partite che dovrà disputare il Catania, andata e ritorno con la Rimini, e sull'altro versante dove c'è un Padova super favorito, nel caso di finale, ricordiamole ancora una volta, nel caso in cui il Catania dovesse classificarsi tra le prime 10 in classifica, porterebbe la formazione rossazzurra ad avere già alle idi di marzo, cioè alla fine del mese di febbraio, la quasi sostanziale certezza di poter accedere, a condizione ovviamente che il doppio confronto con Rimini si concluda vittoriosamente, alla terza posizione in classifica nella griglia playoff. Ovviamente non ci saranno tempi supplementari e rigori nella partita di andata, semmai si disputeranno nella partita di ritorno. Vabbè, la gente... non era il momento per ricordare il regolamento questo, perché è complicato, è difficile, no, da ricordare, detto, e anche perché detto, siamo a 30 secondi dal fischio facili finale per noi. Vediamo il prossimo avversario. C'è un telespettatore che dice: Padanè, 10 secondi? Punto interrogativo. Dai. Ma anche perché pure stavolta io non ho capito niente di questo regolamento, ma quella è un'altra storia. Comunque, rendimento esterno del prossimo avversario: 10 partite giocate, 3 vittorie, 0 pareggi, 7 sconfitte, 9 gol fatti, 17 gol subiti. Tra i migliori marcatori rientrano Bonino con 5 gol, Ganz con 2 gol, Valenti con 2 gol. Nella gara d'andata Brindisi-Catania, 0-2 il risultato, con i gol di Sarao e di Bošić per il Catania. Nota a margine: 0 pareggi in 10 trasferte, un dato anomalo. E che Bonino, il capocannoniere stagionale del Brindisi, potrebbe anche essere ceduto. Addirittura ci ha fatto un pensierino il Trapani, che cerca la promozione tra i professionisti, sta viaggiando in testa al campionato di Serie D. È normale che un pareggio non serva al Catania? Assolutamente è la partita no. Che Catania dovrà vincere.
Allora, Angelo, siamo arrivati alla fine. Alessandro, siamo arrivati alla fine. Nara, siamo arrivati alla fine. Ringrazio Naomi. Naomi, scusami. No, perché ti spiego, è arrivato un messaggio che mi ha un pochettino sconvolto. Adesso lo leggo io, perché lo devo leggere questo. Saluti ai cugini. Grazie ragazzi per essere stati con noi. Insieme la vedono separati e poi fanno. La vedono insieme la partita. Allora, guarda, buonasera a tutti. Un catanese che risiede a Benevento e dice che. Rivolto a te, se vinciamo la Coppa Italia ti vogliamo vedere nudo in campo. No, una cosa che mi ha sconvolto. Ed è una cosa, mi sono un po' distratto, no? È una cosa sconvolgente. No, figura, capisco adesso sono un attimino. Sei sicuro che la per me era per te, guarda, era per Angelo. Grazie allora per essere stati con noi. Ci vediamo con Corner lunedì prossimo. Noi torniamo invece per Diretta Stadio sabato sera a partire dalle 20, come sempre su Telecolo, per seguire le vicende della Corner gara. Non sarà domenica, ma sarà lunedì. E certo, quello sempre. E però venerdì c'è la preview con Marco Carli. Grazie a tutti, buonasera, grazie in regia che hanno lavorato tantissimo e a seguirci non è stato così facile. Saluti. Buonanotte.